Dal 2014 ad oggi la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe a Ponte Sasso di Fano e anche quelle limitrofe risentono dell'erosione marina a causa della mancanza delle scogliere. La concessione, in questo caso composta da 50 ombrelloni disposti in sole quattro file, rende impraticabile il lavoro, soprattutto durante il mare mosso, quando l'acqua arriva alla prima fila, come dimostrano queste immagini. La scogliera non più esistente in questo, diciamo, settore, problema che accomuna tutta la zona, quindi dal confine con il comune di Mondolfo Marotta a salire con tutti i miei colleghi a nord e a sud, dove purtroppo siamo lasciati un pochino alla speranza, dove però questa speranza ormai sta cominciando a finire. Ci sono dei lavori di ripascimento, ma con delle risorse risicate, ristrette, inadeguate. Si fanno pochi lavori e saltuari, i benefici non ci sono, anzi spesso questo è un problema, porta a una soluzione contraria, cioè dove si opera ci sono dei dissesti da un'altra parte e le conseguenze le stiamo pagando noi, che siamo la spiaggia più piccola e più corta di tutto il litorale probabilmente. Cominciamo ad essere veramente affogati e non riuscire più a poter dare quel servizio tanto richiesto e tanto apprezzato dai turisti, dove però il servizio perde dal momento in cui non è possibile dare al cliente quello che vuole, la serenità di stendersi sul lettino e godersi il sole e la vacanza, perché appunto il mare se lo ritrova sotto i piedi e è un problema importante. In vista del peggioramento delle condizioni meteo per le prossime ore, il gestore Matteo Garofoli si sta attrezzando per evitare ulteriori problemi e disastri nella sua concessione. Questa notte e domani è previsto mare mosso, quindi non mareggiate, un semplice mare mosso, ma che a me obbliga a trattenermi qua in spiaggia di notte, dormire su un lettino nell'ufficio per poter controllare ogni 20 minuti, mezz'ora l'andamento della marea, l'alzarsi del mare ed eventualmente tirare in salvo ombrelloni, lettini e quant'altro, e questo capita ogni volta che c'è un po' di maltempo e mare mosso, e non è vita sinceramente. Qual è il vostro appello e quello delle concessioni vicine? Trovare una soluzione per reperire i fondi necessari per un lavoro di ripascimento delle scogliere importante, fatto una volta, ben fatto, che comprenda tutti noi della zona sud di Fano. Chiederemo che una parte di queste cifre siano reperite anche per noi, perché siamo tanto Fano quanto lo è il centro, ma la situazione qua giù è ben peggiore. Un disagio per voi, ma soprattutto un disagio per i turisti. Sinceramente, dopo tanti anni la situazione sta peggiorando e quindi lo stress è tantissimo, non è più una cosa piacevole lavorare e fare quello che abbiamo sempre fatto con tanto amore, quindi io spero e chiedo che in breve tempo ci aiutino a risolvere questa situazione, che è abbastanza disastrosa. Quest'acqua che arriva in prima, seconda fila, a volte anche di più, è un disagio grossissimo per noi che lavoriamo e per i clienti che vengono qua a rilassarsi e a stare bene.